Soltanto chi ama soffre nel vedere che le persone amate cambiano. Chi non ama non se ne accorge neppure. Ai politici non gliene importa niente dei poveri. Agli intellettuali non gliene importa niente dei giovani. E quindi non solo non soffrono a causa del loro cambiamento, ma appunto non se ne accorgono nemmeno. E non si tratta poi neanche di un semplice cambiamento, seppur doloroso in quanto degradante. Ma si tratta, come ho detto, di un vero e proprio genocidio. Sempre connesso ad internet, eh? Sì, la mia finestra sul mondo. Quelli sono per il padrone di casa. Avaro e approfittatore. Di sicuro non ci paga le tasse. Oh, Tunisia, eh? Già prenotate le vacanze estive? Una settimana, 10 giorni, 15 giorni. In un bel villaggio turistico confortevole e attrezzato. Con piscina, campo da calcetto, da tennis, minigolf, animazione, acqua gym, palestra. Cucina italiana, naturalmente. O locale. È il classico pacchetto tutto compreso. Per il turista medio, per la massa. Sì, lo so. È solo un illusorio miglioramento del tenore di vita. Vale, ma possibile non ti accorgi che ci fanno mangiare la merda convincendoci che sia pure buona? Tu lo sai, sei consapevole, ma non fai niente, se non dell'ironia. Continui a mangiare, a ingurgitare. È tutto finto, di plastica. Caro Claudio, il genocidio culturale è compiuto. Sì, probabilmente i giochi sono fatti. Ma a me non va di dimenticare completamente. E neanche a te. Io vado a Chia. Vieni con me. Sì, amico mio, raggiungi l'aspra campagna viterbese e rifugiati anche tu nella torre medievale, ultima dimora del poeta. Thank you.
Come pensi possa confortarti un uomo che è stato ammazzato più di 30 anni fa? Attraverso le sue idee. Le sue idee non sono servite a nulla allora. Tornare indietro e sperare che le cose possano cambiare è controproducente. Lo so anch'io che purtroppo non si può tornare indietro. È per questo che sono qui. Per ricordare e non dimenticare. Per vedere ciò che rimane. Rimane solo la rabbia per ciò che si poteva fare e non è stato fatto. Per ciò che si potrebbe fare e non si farà. Qui non c'è nessun oracolo da consultare o veggente da interrogare. Il tuo viaggio è stato inutile. Io non cercavo risposte, ma soltanto un rifugio, una consolazione. Tu sei soltanto un depresso che trova scuse nostalgiche per non accettare la realtà e quindi non affrontarla. Tu non hai il coraggio di vivere. Esci immediatamente da questo limbo e ascolta la rumorosità della vita. Quello che tu senti, quello che tu vivi, è la tua realtà. Affrontala anche da perdente. Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone. O guardo i crepuscoli, le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti della dopostoria, cui io assisto, per privilegio d'anagrafe, dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta. E io, feto adulto, mi aggiro più moderno d'ogni moderno, a cercare i fratelli che non sono più.